Io quando mi sono candidato alle primarie, una delle prime immagini che giravano su internet era la mia, la fotografia di me in canottiera, in sciopero della fame al 90° giorno, e accostata alla mia la foto di Carminati in canotta quando è stata arrestata. Questo è stato l'avvio della campagna elettorale. Negli ultimi giorni è partita una campagna di fango nei miei confronti. Mi è stato fatto per un... sono state messe dentro menzogne di tutti i tipi. Si è cercato di infangare la cosa a cui più io tengo, la mia reputazione. Io non ho mai, 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 in tutti questi mesi, mai utilizzato argomenti che avrei potuto utilizzare. Ma la politica che io interpreto è diversa. È lo scontro politico, anche più feroce, ma con il rispetto della dignità di ciascuno. Adesso però basta. Adesso però basta. Siamo arrivati all'ultimo giorno e apprendiamo in queste ore che la candidata Virginia Raggi avrebbe mentito, quantomeno mentito, perché se poi questo si conferma realtà come appare tale, avrebbe anche commesso un reato. E ci hanno continuato a saltellare davanti parlando di onestà. Adesso mi dispiace, ma questo non ve lo potete più permettere. Dovete spiegarlo alla vostra gente, a quella che vi ha votato al primo turno. Dovete spiegare che siete uguali a tutti gli altri. Che siete uguali a tutti gli altri. Lei ha sottoscritto un contratto, non un codice etico, un contratto con 150.000 euro di penale, e dovrà fare quello che gli dicono gli altri. E questa città non ha, giù non è giusto che sia governata da qualcun altro. Se ti eleggono, se il popolo ti elegge, devi essere tu a governare. E se non sei neanche in grado di sapere a chi intitolare una strada in questa città, perché devi consultare la rete, ma cosa vuoi fare? C'è un colpo di scena, i figli di Roberto Giachetti, guardate che sto là. Che bei ragazzi, Roberto, complimenti. Invito sul palco.